Ai microfoni di Ghigliottina.it, Gigi D'Atome. Allora, oggi il primo allenamento, inizia per te la quinta stagione, hai avuto un'estate intensa con la nazionale, ecco, come ti ritroviamo fisicamente? No, fisicamente al top, ho lavorato benissimo anche per la nazionale, ho avuto 2 mesi liberi, mio malgrado perché non abbiamo fatto i playoff, quindi ho fatto tutta una preparazione per arrivare in forma nazionale e sono convinto di poter mantenere questo stato di forma anche per il campionato, questo per adesso. Poi l'entusiasmo aiuta, quando stai bene di testa poi anche il fisico ti viene dietro. Ecco, un'estate travagliata per il basket romano, tu sei stato il primo tassello di questa ricostruzione, primo allenamento, come pensi che i tuoi compagni possano recepire questa nuova aria e soprattutto quali sono i vostri obiettivi? Ma l'obiettivo mio personale prima è di conoscere i compagni fuori dal campo e in campo. Sono però solamente l'ultimo arrivato, quindi devo inserirmi in questa squadra che già un minimo di accenno ce l'ha di squadra. Dobbiamo porci pian piano, tante volte avevamo ottime premesse, poi abbiamo deluso, invece dobbiamo parlare poco e lavorare tanto per toglierci delle soddisfazioni. Chiaramente tutti sono, da quello che so, tutti sono stramotivati di rimanere qua e si stanno mettendo veramente totalmente alle esigenze di coach Calvani, e questo è un ottimo punto di partenza. Poi sta a noi creare quello che creeremo. Il roster è molto giovane, prima l'abbiamo visto a colloquio al termine dell'allenamento con Alessandro Donolli, il capitano storico. Ecco, voi due bandiere che siete rimasti, due punti di contatto con la stagione e le stagioni precedenti, siete pronti anche a trasmettere il clima di Roma, ma anche in generale quello della Serie A, sì, che è molto diverso da... E questo deve essere il nostro lavoro anche fuori dal campo, aiutare sia per la pallacanestro i nuovi che vengono per la prima volta nel campionato italiano, sia l'approccio con i tifosi, con i media, con gli arbitri. Dobbiamo essere un po'. Dobbiamo dargli qualche consiglio che riteniamo possa servirgli a esprimersi meglio in campo. Questo è il nostro lavoro, torno sicuramente meglio di me. Lui insomma lo fa da tanti anni questo, io comunque dopo qualche anno posso dire qualcosa anch'io. Un'ultima domanda sulla nazionale: sei stato uno dei protagonisti di questa qualificazione agli europei, ci sono stati grandissimi miglioramenti, il lavoro dei coach Peneggiani si è visto, dove dovete migliorare e soprattutto dove potete arrivare ai prossimi europei? Dobbiamo migliorare su tante cose che ancora sbagliamo e secondo me possiamo ripulire dal nostro gioco. Come siamo migliorati quest'estate rispetto alle scorse, io ho fiducia che miglioreremo ancora. L'importante è che chiunque faccia parte di questo gruppo si metta a totale disposizione dello staff per tutte le letture tattiche che possono essere svolte, per la voglia di lavorare che abbiamo avuto quest'anno, per la voglia di stare insieme in un'estate lunga, quindi difficile, con tanti viaggi, tanti giorni lontani dai propri affetti. Il prossimo anno miglioreremo perché avremo, penso, altri 2 giocatori dello stesso Bellinelli e Bargnani, che sicuramente ci danno tanto, e inseriti nel sistema di quest'anno ci possono dare tante soluzioni in più. Quindi non so cosa potremo fare ai prossimi europei, che ci saranno squadre molto più forti di quelle affrontate quest'anno, però adesso mi godo la qualificazione e il prossimo anno penso che tanti giocatori di noi saranno migliorati dopo questa stagione col proprio campionato, e poi ricominceremo e si inizia. Grazie, in bocca al lupo.